Quindi continuiamo con gli acquisti. Allora, prima in realtà ne ho due più importanti, però prima quelli un po' più futili. Allora, perline, allora, le prime tre opache, quindi 1, 2, 3 opache e le altre, troppa luce, e le altre sono più trasparenti, diciamo, e mi servono da aggiungere ai portachiavi. Quindi, oddio, queste le ho pagate, mi sembra 80 l'una. Poi, queste sono bellissime, sempre le famose stelline, che mi sembra che ho anche gialle, però di questo colore è bello. Non so come farvele vedere, perché questa luce è orribile. Eccole. Ho scoperto che il telefono ha l'autofocus automatico. Ok. Poi sempre stelline, ma così. Sono più gialle di quello che sembrano, in realtà sono un giallo pastello, però quando si muovono, eccole. Bellissime. Il solito bianco che trovo ogni volta che trovo lo prendo, olografico, sfumature rosa chiare chiare e più scure. E un classico blu, perché mi sono resa conto che di blu non ho niente. Un gasparetto, ok. Poi fiorellini che ho viola, però più grandi, e questi sono arancioni. Sempre con un sacco di riflessi. Questi chiodini lunghi che non ho capito bene a che servono, ma un impiego glielo troverò. Queste perline color acciaio. Quest'altra catena. Vari questi 80 centesimi. Poi mi sono lasciata tentare da qui e Stone, che ho anche già aperto perché volevo assolutamente toccarlo per sentire la consistenza, però ancora non sono sicura. Questi due che mi servivano, due uniposca piccoli, questo che anche questo ho aperto perché non mi ricordavo, volevo toccare semplicemente, c'ho sta fissa. Quindi questo che mi servirà per il sotto del, per creare gli stampi, insomma, da mettere sotto alla gomma siliconica. E poi oggi finalmente, da-da! A Resin Pro, da Resin Pro ho preso questa, oddio, come la faccio vedere? Quindi la resina della Resin Pro trasparente, con in dotazione guanti, quindi componente A, componente B, AB e guanti. Non la apro perché ora, per motivi di spazio, chissà dove la dovrò buttare. E poi la liquid mold, questa sono curiosissima, questa sai che c'è, la apro. Forbici. Componente A e B, ho letto che il rapporto Katarzy è A. È A. 1 a 5. Quindi, vabbè, ok, devo leggere bene, va bene, sì. Componente A e componente B, che è sigillato? Sì. Vabbè, poi lo amo.
E quindi credo che la proverò domani. E poi, altro ordine fatto mercoledì e arrivato oggi, devo dire velocissimo, Perth & Co. Allora, in realtà erano arrivati per tutte e due delle belle scatoline, però avendolo preso da mia madre e dovendomelo portare fino a su, le scatole le ho lasciate lì. Allora, cominciamo. Stampo per fare un bracciale. Il buco mi sembra veramente piccolo. La misura non me la ricordo. Vabbè, comunque. Io non credo che, cioè, sia questo. Poi comunque c'è altro spazio che ruba lo spessore del bracciale, quindi che spero sia più largo, perché altrimenti se non me lo posso mettere non saprei che farci. Facciamo il fermacarte. Poi in questa bustina, finalmente, allora, della Perlex, questo è 650 micro perl, che voglio proprio aprire perché di fuori sembrerebbe bianco normale. È un bellissimo bianco perlato. Qui non rende per niente. Vediamo. No, non si vede per niente, ma è bellissimo. Poi 6,56 Brilliant Gold, è favoloso, è proprio oro oro. 6,80 Duo Red Blue. In realtà si vedono i riflessi violacei, è bello bello bello. E Pearl White, che pure questo è bianco perlato, non ho capito la differenza tra micro perle. Boh. Ah, è più, brilla di più il perlato. Poi, in questa splendida bustina c'è, allora, Kane in omaggio, che non sapevo che potevo scegliere, cioè nel senso che puoi scegliere gli omaggi che ti mandano, quindi questo con questi 5 fruttini, beh, non l'ho mai usato. Ok. Altro omaggio è questo, piccolo così, vediamo se riesco a girarlo. Olè. Con scritto Made with Love. Poi, prezzi, allora, il bracciale. L'ho pagato 4,50 euro. I pigmenti 3 euro l'uno. Poi c'è l'attrezzo perforatore manuale, che l'ho cercato tantissimo. Vediamo com'è. Bello pesantino. Suppongo che si svidi. Si allarga, metti la punta e chiudi, e c'ha ben 5 punte. Una è piccolissima. Ok, queste sono le misure. Mi devo sbrigare perché la memoria del telefono è di nuovo piena. Ce n'è una piccolissima. Ok, quindi questo l'ho pagato 14,50. Poi, due stampini per gli orecchini, non vorrei tirar fuori per guadagno tempo, ma eccoli qua, a forma di gattino, giusto per fare gli orecchini. E poi di qua orecchini.
Continuando, cinesi, se non si vede, uno dei tanti, il mattarello in acrilico, aveva due anellini qui di lato, 2,50 euro, e l'ho visto invece oggi nel negozio d'arte dove ho preso il fimo, a 13 euro, lo stesso, identico, stessa confezione. Non si vede bene perché non ho acceso la lampada, comunque è questo. Altri cinesi sempre di passaggio, questi tre colori, il Fimo Effect di questo giallino pastello che si chiama Translucent Giallo, questo bianco che si chiama Translucent White e il nero che è nero e basta, quindi questi tre. Oggi, negozio d'arte, quello che vi dicevo l'altra volta, che anche la resina, ho preso questo, il lucido, è girata l'etichetta, a 6,50, che è più o meno come l'ho vista sul sito, però non mi andava ad aspettare, quindi l'ho preso. Questo, a 4 euro mi sembra, che il rosso sembra una boccetta di sangue, è il colore per il vetro, però lo voglio provare sulla resina. E ta-da! Allora, questi ce l'avevano in offerta. Allora, 1, 2, 60, 5, 12 euro. Ho preso l'unico rosso che c'era, però è Indian Red, rosso indiano. Poi bellissimo, si vede? Glitterato. Mamma mia, quanto mi piace questo. Dalla fotocamera rende poco. Glitter Red. Questo che non è come sembra, un po' più scuro, mandarino. Questo è verde petrolio, ma è bellissimo. E poi quest'altro effect che credevo uguale a quello che avevo, invece non si vede, glitterato e glitter white. Quindi vabbè, questi è. E poi Lipper Cop, questi taglia biscotti. 3,50 euro. E questi altri sempre 3,50 della Tescoma, che di solito costano tantissimo, e perché ho visto fa una cosa con il fimo, con questo più piccolo a forma di cuore, e comunque sono buoni anche per colarci la gomma siliconica, e mi pare che basta. Sì, ok, finito. Ultimo, arrivato 2 giorni fa, ultimi, due pacchetti da AliExpress. Allora, li ho già provati. Uno è questo, che credevo le sfere fossero un po' più piccoline, in realtà di questa grandezza. Però, comunque, molto carino, si possono fare un sacco di cose. E questo che ho provato, che è di questa forma, da fuori si vede. È stato un dramma da tirar fuori, però forse credo di aver capito come. E questo era da un venditore, da Holgershop, questi quattro. Scusate, ho fatto delle prove. Quindi una tartarughina profondissima, che è questa qui. Molto carina. Un'altra barrettina di cioccolato, come ci avevo già. Qui dentro c'è un biberon. Non si vede, però vabbè, poi ve lo farò vedere. E questo bellissimo fiocco super lucido. E niente, con questo si conclude questa parte di acquisti, con quegli altri che avevo già messo. Cioè, li unisco tutti insieme. E al prossimo, ciao ciao!